Only expert bike. Ti piace? Allora raga, oggi direzione Betlemme. Siamo stati confusi davvero lengo. Ci andiamo a Salice Dulcio con Eric, nuovo amico. Bella. Naturalmente mi ha dovuto svegliare e buttare giù dal letto. E abbiamo già perso le guide. Le guide sono già andate via. Sono troppo veloci per noi, anche in macchina. Però Betlemme io ci voglio andare. Al ritorno ci fermiamo lì. Aperitivo a Betlemme. Siamo arrivati a Salice e subito partiamo benissimo con una gomma sfracciata. È davvero gonfiata. È colpa sua. No, colpa sua. Adesso non ci resta che cercare un posto dove andare a comprare una gomma. Siamo sulla fiume via che non finisce mai. Ma un po' strano, allora qua ti caricano le bici loro, quindi te vai su senza bicicletta. Poi nella speranza che... C'era scritto che le biciclette che sono d'acqua. Di loro proprietà diventano. Comunque è già quasi mezzogiorno, ma siamo arrivati, intanto il cielo si sta tuffando e inizierà a piovere. Oggi no. Yoba! Manca solo l'acqua, poi dopo basta. E via che si parte. Dio buono, mi cago già addosso. 11:30, che cazzo. Capisci un cazzo. 15. Vai. Porco Dio! Tutti dopi, ma non c'ho il pelo. No, neanch'io. Poi sono troppo vicini, se ne sbagli uno ti ammazzo. Figlia una terna. Ma mi sono... Oh, oggi in questa tappa siamo proprio con una guida delle rive rosse che pubblica i video sul muro, proprio lì. Gente che se la sfiora già abbastanza, e invece facciamo gli impediti della situazione. La facciata. Eccoci qua, io che filmo lui che filma me. Quando cominci a capirla, porca vacca. Non inizio a capirla, mi cago addosso. Io sono lento. Sono lento. Saltoni da prendere stecchissimo, eh! Scolma la colma! Come inizia a piovere? Danno neve? Vagliene qua! Che smerdata che mi sono piantato! Porco diaz! Devo togliere sto zaino perché mi sembra di avere un nano attaccato alle spalle. Bella sta pista, eh? Sì, bella. Ma è ferma la camera. Che ne so? Ma qui dove cazzo siamo? Cioè? Ma credo che è ferma. Beh, siamo sicuri che siamo sulla Sigiuvia giù. Seguiamo loro che la sanno. Bran, giù per una riva. Biker esperti però. Only expert bike. Siamo esperti. Sì, cazzi. Questa parte qui non è... Dove vai? Oh, cosa dire? Ragazzo, il posto è bello, abbiamo provato la pista numero 15, veramente bellissima, con un bel flow, facile da fare. Qui invece stiamo già andando su cose un po' più impegnative.
bianca, cioè la davano blu qua. Guardate la gente che c'è per salire se giù via. Poi oggi c'è anche una gara, quindi è pieno di gente e abbiamo rinunciato, andiamo a mangiare, ma siamo tutti beccati malissimo. Oh, eccoci qua, mancia, mancia. Sì, la compagnia si allarga sempre di più, gente che c'ha fretta, che vuole andare. Dai, posto bello. Ma c'è un lago lì? Bella pietra. È l'ultima, sì, è l'ultima. Comunque... No, più che altro si spreca un sacco di discesa. Cioè. 10 minuti di risalire per fare... Prima mi sa che questa qua è quella con tutti i drop di legno. Esatto. E questo qua è un po' grossino. Di rumorarci. Sono tutti grossi sti cazzo di drop, porca troia. Ce n'è uno in fondo che dovrebbe essere più piccolino, l'ultimo. Porca dia, il cavo in mezzo ai coglioni. Questo qua si poteva fare. Bello sto trail, inizia già a essere un po' più enduristico con queste rampe che, oddio, da farla con un enduro mi sembrano un po' grossine, però sicuramente noi non abbiamo le capacità. Ciao mucca. Però il treno è molto carino, la pista numero 6, abbiamo detto. Devo tornare perché voglio una foto con la vacca di fianco. Io fiero e la vacca. Beh, le ultime rampette si potevano fare. Sì, le ultime due. Sì. Solo che viste le prime mi sono un attimo lasciato in merda. Io sempre la vacca. Porca dio, si è fatto un po' il pelo al bordo. Comunque tutto bene, adesso gli altri vanno perché chiaramente questi i ragazzi qua schiodano decisamente più di me. Ponticelli, non manca niente alla fine. Tanto dietro abbiamo il ragazzo di... Il ragazzo delle rive che sta facendo il commento per il suo canale, quindi ci sembriamo due fessi che parlano per i cazzi loro in mezzo al bosco. Guarda Tommy! Sfaticati, hanno lasciato andare i pro e si sono messi svaccati sul prato. Oh, lasciamo il nostro rifugio. Comunque è un bel posto, dai. Un po' lontanuccio da casa, per dire ci vengo spesso, ma ci sta. Per me è promosso. Imoce! Super rapido.
Testa in piazza! Non molla, non molla! Questa è bella cazzuta! Una bella che si fa sentire, non c'è una vera! Bello qua in mezzo al boschetto! Subito la linea più stronza, cazzo! Cambia la gomma, cambia le due, cambia le quattro! Mente cronda di sudore. Cazzo, senza guanti! Sai che cosa ci ha sparato? La bombola d'azoto protanico! Sballa quella roba lì, se ce la spariamo direttamente! Abile! Sono un dinosauro! Piova! Questa non è due goccioline, questa è proprio pioggia! Vamos! Andiamo a fare l'ultima! È un po' freddino, sì, Adesso se ti frascichi così, un po' freschino! La brutta, sto male. Dov'è che diceva il fotografo di essere il fotografo? Abbiamo conosciuto nuove persone, non mi sono steso e questa è una cosa che è decisamente positiva. Eric anche lui non si è steso, quindi anche lui tira sul pollice. Giornata è finita, ce ne torniamo a casuccia piano piano. Adesso andiamo a vedere se ci hanno fatto le foto. Quelle da stupidi. Ma finiamo con la nebbia, ci hanno abbandonato, non sappiamo più dove siamo. Nebbia, pioggia, porca puttana. Andiamo a casa, siamo arrivati sani e salvi, abbiamo caricato la macchina. In autostrada abbiamo sentito pum dietro la macchina. Contando che oggi è già esplosa una gomma, il nostro amico Eric. Ci siamo posti il problema, il quesito. Adesso non è che è scoppiata di nuovo la gomma perché rimane vicino allo scarico della macchina. Consuma poco, ma cosa fa? Cosa fa? Vediamo. Cosa fa? Fa esplodere le gomme. L'adesivo. Pensa a te, amica, veramente ce l'hai davanti allo scarico, cazzo. E vai, altre 60 euro. E ci salutiamo, ciao raga, alla prossima. Io se trovi la vacca.